Oggi voglio parlare di una tematica molto importante che riguarda qualunque tipo di business ed è un elemento fondamentale per riuscire a far crescere qualunque tipo di business. Il problema è che guardandosi attorno ci si rende conto che molti, dal mio punto di vista, troppi business effettivamente sono carenti sotto questo aspetto. E quello di cui sto parlando non è altro che avere dei buoni margini su almeno uno dei prodotti che vendi. Il punto chiave è questo: nel momento che noi abbiamo un'attività, un qualunque tipo di business, abbiamo bisogno ovviamente di vendere qualcosa, di fatturare, certo, ma abbiamo bisogno anche di marginare. Quindi quello che vendiamo deve effettivamente lasciarci un utile. E ovviamente penserai, è arrivato il genio, ci voleva sicuramente lui a dirmelo, però il punto non è questo, è che è pieno di business a cui manca effettivamente questo tassello. Prendiamo l'esempio del negozio che vende tutto a 1 euro. Ora, quante vendite devi fare durante la giornata per riuscire effettivamente a pagare tutte le spese, tasse, spese fisse, eventuali dipendenti, eccetera? Sicuramente, a meno che non sei in una zona molto molto trafficata, troppe per riuscire a sostenerti, anche perché immaginiamo che ogni giorno entrano da te ben 100 clienti, che è un numero tutto sommato considerevole. Ognuno fa un acquisto medio da 3 euro perché compra 3 oggetti. Tutto questo ambardam, tutto questo lavoro di fatto ti sta portando 300 euro di fatturato a cui devi togliere le spese dei prodotti, e quello che ci rimane è oggettivamente molto molto poco. Per questo, se ti guardi attorno e analizzi i business che hanno un grande successo, ti accorgerai che hanno dei prodotti dove hanno dei margini molto molto grandi. Prendiamo ad esempio l'Apple. Cosa ha fatto? Ha venduto i suoi telefoni a prezzi incredibilmente alti, molto più alti rispetto a tutti i concorrenti dell'epoca, anche se adesso anche loro stanno cercando di vendere prodotti ad alto margine. In ogni caso, in questo modo cosa succedeva? Che anche se aveva una quota di mercato molto più piccola, perché se non ricordo male fino a qualche anno fa la quota di mercato dell'Apple era dell'8%, una roba del genere, quindi meno di una persona su 10 aveva l'Apple, ma aveva oltre il 90% del fatturato dell'intero settore della telefonia, il che significa che stava vendendo un decimo dei telefoni rispetto all'altro, ma stava guadagnando 9 volte più degli altri, quindi una differenza abissale. E questo si traduce nell'avere tanti più soldi in cassa, la possibilità di investire per far crescere la propria attività e tutti i benefici che questo porta. E questo non riguarda ovviamente solo le grandi aziende, ma anche i business locali. Nel tuo settore avrai dei professionisti, dei concorrenti che si fanno pagare delle cifre che magari tu ritieni assurde, che ritieni troppo alte. Il punto è che quelle cifre così alte permettono di dare davvero la svolta alla tua attività. E se il tuo business in questo momento non ha alcun tipo di prodotto che faccia guadagnare davvero tanto rispetto a quello che vendi, dovresti iniziare a pensare in qualche modo di introdurlo, quindi un servizio che non tutte le persone acquisteranno, ma quelle poche che lo vorranno potranno pagarti effettivamente molto di più. Il punto è che se il tuo business non ha la possibilità di integrare un servizio del genere, un prodotto del genere, diventa molto problematico riuscire a crescere, proprio perché ti mancherà l'elemento fondamentale, ovvero i soldi per sviluppare tutta la tua crescita. Per cui chiediti proprio questo: cosa puoi aggiungere all'interno del tuo business per riuscire ad avere qualcosa che costa molto di più, non per tutti i clienti, ma che ti faccia guadagnare davvero? Trova la risposta e applicalo immediatamente, altrimenti sarà molto molto duro riuscire a crescere. Con questo è tutto, io sono Massimo Martinini e ci sentiamo domani. Ciao! Aggiungo, questo è un elemento importantissimo, tanto più che ne parlo nel mio corso Business Architect approfonditamente, ma è un argomento che tratto anche nel mio corso introduttivo di business, L'unico segreto degli imprenditori di successo, che se non hai ancora visto ti consiglio di farci un pensierino, perché costa poche decine di euro e può effettivamente darti una bella visione come non avevi mai avuto prima. Per cui, a mio avviso, e anche dei miei studenti che lo hanno visto, molto molto interessante. Con questo è tutto davvero e ti saluto. Ciao!